Stefano, innanzitutto, come è nata la tua passione per il motorsport? Ma perché dopo tanti anni che lo seguo per il Corriere dello Sport, sono ormai 25 anni, poi io sono modenese e ho unito queste due passioni, queste due realtà, avevo messo in un cassetto vari personaggi, varie storie da raccontare, abbiamo deciso finalmente di poterlo realizzare, la regione ha creduto in noi, siamo stati gli unici ad avere il marchio sia per il film sia per il libro che è di fatto il making of del film, il marchio Motor Valley, quello ufficiale, per ora siamo gli unici ad averlo. Quindi grazie a questa spinta abbiamo deciso di realizzarlo, abbiamo inseguito un po' il nostro sogno, abbiamo incontrato 36 diverse persone che abbiamo intervistato e grazie a questo abbiamo realizzato una sceneggiatura che racconta dall'inizio al futuro della Motor Valley dell'Emilia Romagna. Tecnicamente come è stato realizzato questo documentario? Siamo andati direttamente a trovare le persone, con una troupe, con un fotografo, con un tecnico, con un fonico. Abbiamo realizzato tutte queste interviste, ci siamo fatti dare le immagini ufficiali delle scuderie, quelle che non c'erano le abbiamo fatte tutte noi, abbiamo realizzato 22 ore di interviste, abbiamo setacciato le cose che credevamo migliori per il nostro racconto, abbiamo realizzato un film di 1 ora e 10 che ha avuto un buon successo, è stato l'unico ad essere presentato al Modena Motor Valley Fest, l'unico alle finali Ferrari d'Imola. Adesso sta girando in America, siamo andati in Inghilterra, è materia di studio per alcune università e stasera c'è un pienone incredibile, siamo felicissimi. Beh, in realtà riflette, più che riflettere o punti di rottura, direi che c'è una continuità. Noi troviamo all'inizio del Novecento che c'è questo fervore per l'automobile, per la motocicletta, per il motore, e motor si dice da noi, e quindi c'è questo fervore che cresce e si alimenta delle aziende e dei grandi personaggi che vengono fuori nel corso del Novecento, a cominciare da Enzo Ferrari ma anche Ferruccio Lamborghini e tanti altri. Quindi dal dopoguerra fino alla globalizzazione c'è comunque una sorta di continuità. Sì, una sorta di continuità, e dopo in questo fenomeno si innestano anche le altre realtà, poi dopo è arrivato Pagani, poi dopo è arrivata la Formula 1 con Binardi, la Gresini Racing, insomma è un ambiente emiliano-romagnolo, sia emiliano che romagnolo, veramente importante da questo punto di vista, e tanto che è nata la Motor Valley. Un film di Stefano Ferrari e questa sera lo andremo a conoscere e a scoprire insieme. Buonasera, bentrovati. Ha coronato il suo sogno, ha preso parte alla Dakar, sì, non quella che oggi non tocca più, ovviamente il Nord Africa non arriva più al Lago Rosa di Dakar, ma parte dal Mar Rosso e arriva sul Golfo Persico, quindi nella penisola arabica. Bene, con una KTM, pensate, su 150 motociclisti partenti alla sua prima avventura nei deserti arabici, ha riuscito a cogliere un 78esimo posto assoluto, ed è tantissimo alla prima esperienza, 55esimo di categoria. Io lo vorrei che si alzasse per salutare tutti assieme Iano Giraldi, primo personaggio che abbiamo identificato. Beh, la passione per le grandi avventure non finiscono qui, non finisce. Assessore al turismo, all'economia e ai trasporti di Motor e Motor Valley, abbiamo Andrea Corsini. Il libro. Chiamiamo con noi colei che ha scritto le sceneggiature, ha redatto il libro, coadiuvata da ottimi fotografi, di Vignola, anche lei, sceneggiatrice, cura tanti documentari di stampo storico locale nella Modena. Chiamiamo Miria Burani. Certo, più Luigi Martini ha corso per lui, un certo Alessandro Nannini, Michele Alboreto, De Cesaris, fino ad arrivare nei tempi più recenti ad aver scoperto un campione come Fernando Alonso. Bene, leoncino rampante, spada sempre in pugno, testa coronata, Giancarlo Minardi! Di questo team hanno ripreso le redini della squadra insieme ai suoi figli, è una storia di famiglia, questa signora che andiamo a chiamare. Nadia Padovani Gresini, Team Gresini Racing, a Faenza. Pronto a raccontare la sua esperienza anche in questo film, chiamiamo con noi Massimo Rivola.
Una carriera in MotoGP che lo ha visto lottare gomito a gomito con i grandi campioni, duellare fino all'ultimo per ben 3 stagioni con uno dei piloti più incredibili della storia del motociclismo mondiale, che è Marc Marquez. Signore, ha portato la Ducati ai vertici e ora è pronto per un'altra grande avventura: riportare in auge quel campo cross dove io sono nato, molti di voi sono nati, lui stesso è nato. Andrea Dovizioso, 04 Park Monte Coralli. Anche alla Motorvalli, grazie a Daniele Consini, ma al presidente Bonaccini, è stato capito quello che può essere così importante per il turismo, che è una delle cose a noi più vicine, per far crescere in questa terra che è unica. Se uno vuol fare il motorsport deve venire nella Motorvalli, quindi io sono onorato di aver passato tanti anni della mia vita a giocare con le macchinine, come dicevano una volta quando incontravano mia mamma, prima ancora che io facessi quello che ho fatto negli ultimi anni. Di bello, magari dando un'idea in più agli appassionati, alle persone che sono qui quest'oggi, che conoscono Monte Coralli come quel teatro di motocross puro, chiamiamolo così, quindi concentrato su quella disciplina, sulle gare, sui campionati, dai campionati regionali ai grandi campionati del mondo. Però l'obiettivo è qualcosa di più ampio, dove formare anche piloti, tecnici, insomma, tu parli anche di un luogo che sia per dar sfogo alla propria passione. Sì, principalmente sicuramente voglio puntare sul motocross, nel senso di creare la situazione giusta per far divertire gli appassionati, ma fare gare importanti, anche ad arrivare a fare gare importanti. Ma creare un centro, un punto di ritrovo, nel senso che diventerà anche centro federale, quindi ci sarà la possibilità di dar sfogo agli appassionati, ai ragazzini, a chi ha questa passione di conoscere meglio questo sport in una struttura adeguata, e da lì dopo i sogni si possono realizzare. Secondo me era fatta una struttura un po' anomala, perché il motocross è uno sport un po' particolare, un po' di nicchia. Invece quello che ho in mente io in questo progetto è creare un posto un po' più ampio, dove ci saranno varie più strutture di una normale pista di motocross fatta bene. Ripeto, sarà molto complicato, è molto ambizioso il mio progetto. Vice Miria Purani, l'assessore Corsini, Andrea Dovizioso e l'ingegner e il dottor Massimo Rivola. Buona visione, buona serata a tutti. Vi ricordo, con la regia del Comune di Faenza, alla voce, buona scusa Dio, buonasera e buona visione!